Un'abitudine che ho sempre avuto da videogiocatore è quella di immaginare i miglioramenti che mi piacerebbe vedere nei videogiochi che più apprezzo. Come avrei pensato quella determinata scena se fossi stato io a capo del progetto? Come avrei strutturato il gameplay? E la storia? E l'ambientazione? I videogiochi di un tempo si prestavano molto di più di quelli di adesso ad un completamento del gioco con la nostra fantasia. Per una motivazione piuttosto ovvia, i giochi di base offrivano un input sul quale spesso la storia era appena abbozzata. Era la nostra fantasia che dava un senso a tanti livelli, a tante scelte di design. Oggi i videogiochi sono diventati più complessi. La tecnologia riesce a rappresentare molto più accuratamente quello che gli sviluppatori vogliono trasmetterci e c'è meno spazio per la fantasia. Io però in questo video voglio fare quello che facevo quando ero piccino. Cioè partire da uno schema di gioco base che ho apprezzato enormemente per poi descrivervi un titolo ideale che mi sarebbe sempre piaciuto giocare ma che purtroppo non esiste. Nel frattempo vi mostro delle concept art davvero evocative che ho trovato in giro per il web, che raffigurano con molta precisione il setting che mi piacerebbe vedere. È inutile spendere altre parole sul setting, preferisco lasciare la parola alle immagini. Ma concentriamoci invece sul gameplay. Lo schema di gioco base potrebbe essere quello di Dishonored, un gioco in prima persona ibrido, a metà fra uno stealth e un FPS, ma che ha nella versatilità e nel level design i suoi punti di forza. Ogni scena infatti può essere affrontata in diversi modi, realmente in diversi modi, non come annunciano diversi giochi ma poi alla fine puoi solamente scegliere l'arma con cui spari. La rigiocabilità in Dishonored è alle stelle, dato che ogni volta puoi divertirti a costruire il personaggio in maniera differente e a usare nuovi stili di combattimento, nuovi poteri. Arriviamo ora all'inghippo di Dishonored, ma in generale di quasi tutti i giochi stealth. Il momento in cui vieni scoperto. Io odio in maniera viscerale i videogiochi che ti danno missione fallita nel momento in cui vieni scoperto, ma al contempo odio in maniera altrettanto cruenta i videogiochi che nel momento in cui vieni scoperto puoi uccidere tutti con una sparatoria che risulta essere molto più semplice rispetto alla variante stealth. Cioè, il punto è, qual è l'incentivo ad agire stealth? Un punteggio alla fine del livello? Ma dai, siamo sinceri, non mi basta come incentivo. Il punto è che non c'è una reale motivazione per cui agire stealth debba essere conveniente. Arriviamo dunque alla caratteristica che vorrei in questo gioco ideale. Ah già, ma non vi ho detto ancora il nome. Acidity. Acidità. Il protagonista del gioco ha infatti un cuore bionico. Un cuore che inietta nel sangue una sostanza che in base alla violenza delle sue azioni ne alza o meno l'acidità. Tanto più il nostro personaggio sarà cruento, tanto più sarà l'acidità presente nel suo sangue. E tanto più è alta l'acidità, tanto più il nostro personaggio sarà in grado di usare poteri sovrannaturali e abilità sovraumane. Tutto questo però ad un caro prezzo. Più è alto il livello di acidità e meno saranno i suoi punti vita. E questo sistema risolverebbe ad un tratto anche un altro problema presente nella maggior parte dei giochi stealth, e cioè che i giocatori meno abili poi alla fine risolvono sempre tutto in maniera cruenta. Ma porca miseria, con l'acidità invece no. Devi essere abile in entrambi gli stili di gioco, perché devi essere abile per giocare stealth e non essere scoperto, e al contempo devi essere abile a giocare con meno punti vita, seppur con poteri straordinari. E la filosofia di gioco cambia da ho tanti punti vita e se mi scoprono una mezza volta non fa niente, a corro ed uccido tutti con i miei poteri, però se mi beccano una mezza volta sono morto. Caspita, gratificante come? Non aspetto altro. È l'equilibrio perfetto, la strategia completamente in mano al giocatore, la scelta. È questo che mi spingerebbe a giocare, la possibilità di scegliere. Scegliere tra la potenza del fuoco e la leggerezza dell'aria. Tra vincere e vivere, tra il potere e l'onore, tra vivere e uccidere. Oh, I long for all of the big and the small, where the taller they stand, where the harder they fall.